Quanto costa vivere in barca? Questa è forse la domanda che più mi è stata posta nel corso degli anni. Quanto costa vivere in barca? Partiamo dal presupposto che hai già trovato la barca dei tuoi sogni, o se ancora la stai cercando vedremo insieme in un video successivo come scegliere e comprare l'imbarcazione adatta alle tue esigenze e soprattutto come equipaggiarla per poter essere felice a bordo. Ma l'hai già trovata ed è proprio il modello che hai sempre voluto, adatta al tipo di navigazione da te prescelto, atto a ospitare familiari, amici oppure single-handed sailor. Sei pronto a passare del tempo in barca, ma il dubbio ti attanaglia. Quanto costa la vita sulla barca dei tuoi sogni? In questo secondo episodio di Vivere in Barca analizzeremo proprio i costi mensili di possibili costi straordinari del vivere a bordo considerato un utilizzo da casa galleggiante. La prima cosa da fare è definire un budget nel quale voler restare di maniera da poter provvedere ad un piccolo accantonamento mensile e ti assicuro che ti servirà sempre. Guadagno così, ho da parte tanto così, voglio vivere così e in base alle tue possibilità dovrai decidere quale sarà la spesa massima a cui volere e poter far fronte mensilmente. In questi ultimi 3 anni ho visto persone vivere in barche di tutti i tipi. Economicamente parlando, lo stile di vita di queste persone era né più né meno in base a ciò che potevano permettersi di spendere mensilmente. D'altronde, è impossibile pensare di acquistare una barca di 20 metri per vivere stracomodi quando la rendita mensile è di 1000 euro. Dovrai necessariamente adeguare i tuoi bisogni al portafoglio. Posso dire però che adeguandoti sarai felice di vivere in barca per più tempo possibile. Ci tengo a dire che la lista costi che vedremo insieme fra poco è frutto dell'esperienza triennale come live aboard e che sono calcolati su una famiglia di 4 persone, 2 gatti, su una barca di circa 13 metri, in Mediterraneo, estate in rada, inverno in porto. Se ad esempio intendi vivere in barca in coppia dovrai variare alcune voci come ad esempio la cambusa, che non sarà più per 4 persone ma solo per 2. Inoltre, come già detto, non stiamo tenendo conto del costo iniziale del comprare una barca, argomento a cui dedicheremo un video intero. Bene, passiamo ai costi e cominciamo da marina, porti e ancoraggi. Assieme alla manutenzione, questo è il principale dei costi fissi in barca. A seconda della zona del mondo in cui ti trovi, questo varierà di parecchio. Il costo medio di un marina italiano per tenere ormeggiata la barca nella stagione invernale, cioè da novembre ad aprile, varia da un minimo di 250 euro mensili ad un massimo di 1200 euro. Per limitare questa spesa dovrai telefonare e chiedere non la tariffa mensile, ma quella semestrale. Il costo medio estivo è assolutamente non calcolabile. Marine e porti applicano tariffe che variano da location a location, 50 euro, 300 euro, 200 euro al giorno. Per questo io preferisco passare più tempo alla fonda, per limitare i costi, tant'è che lo scorso anno da maggio a ottobre non ho avuto costi per il porto, ma per la stagione prima, porti, canale di Corinto e altro, mi è costata circa 700 euro. Calcoliamo quindi un costo minimo totale per i marina di circa 1500 euro per la stagione invernale più 500 euro per la stagione estiva. Il totale annuo è 2000 euro. Elettricità e acqua. Anche questa voce dipende molto da quanta energia consuma la tua barca e dalle tue abitudini personali. Calcola che in inverno l'utilizzo di elettricità sarà massiccio, ma se sei dotato di pannelli solari questo ti aiuterà a consumare di meno. Io preferisco utilizzare i pannelli per tenere l'impianto a 12 volt della barca, ma nel contempo uso anche lo shore power per il frigo e le prese 220. Le utenze non sono quasi mai contemplate nel costo del marina e dovrai conteggiarle a parte. Considera sempre la stagione invernale. Nel migliore dei casi, avendo accesso a una tariffa domestica, potrai spendere circa 80-90 euro al mese, più 10-15-20 euro per l'acqua. Non usare una stufa elettrica ad aria che consuma molto e scalda poco. Acquista un radiatore ed abbinalo ad un sistema di riscaldamento stile Webasto per risparmiare. Ciò toglierà anche tutta l'umidità dalla tua barca. Il costo mensile medio possiamo mettere che è un 100 euro. Il totale annuo sono circa 600 euro. Gas. Sapendo che il gas in inverno è difficile da trovare, provvedi a fare una scorta adeguata in estate, a meno che tu non sia dotato di fornelli a induzione. Scorta adeguata vuol dire almeno una bombola al mese. Il costo totale annuo per il solo gas senza la cauzione delle bombole è di circa 250 euro. Telefoni e internet. Ormai nessuno rinuncia a internet e allo smartphone, quindi bisognerà tenerne ben conto. Procedi una ricerca a tappeto delle offerte e scoprirai che non è poi così difficile non spendere un'esagerazione se hai intenzione di rimanere in Mediterraneo. Il mio costo mensile per telefono e internet via WebPocket è di circa 30 euro. Se hai esigenze particolari di linea ti rimando al mio articolo sul blog di iNelson Internet in barca con satellitare e 4G. Tratteremo approfonditamente di questo argomento nel prossimo video della nostra web series Vivere in barca. Il totale annuo per internet e telefoni è circa 360 euro. Carburante. Qui dobbiamo dividere fra le due tipologie di barche, a motore ed a vela.
Solo tu puoi sapere quanto consuma la tua barca e fare una stima del costo annuale in base alla rotta che vorrai seguire. Io ho un serbatoio di gasolio da 200 litri che riesco spesso a far bastare per una stagione, usando il motore il meno possibile. Così riesco a contenere questa voce di spesa a circa 400 euro all'anno. Quindi, totale annuale, 400 euro. Assicurazione. Ne esistono diverse tipologie, ma le più richieste sono solo due, la RC e la Corp. In base alla compagnia di assicurazione da te scelta, i costi potranno variare fortemente. Per un 12 metri l'RC varia da un minimo di 200 ad un massimo di 300 euro, ma associando anche la Corpi, che è più o meno la casco del mare, a seconda delle variabili potrà arrivare fino a 2500 euro. Quindi mettiamo un totale medio annuo di 1500 euro per l'assicurazione. Manutenzione ordinaria. Premetto che è possibile abbattere questo costo e di parecchio, semplicemente facendo molti dei lavoretti che servono alla tua barca in totale autonomia. Come sempre controlla il nostro blog ed il nostro canale YouTube per saperne di più sulla manutenzione della tua imbarcazione. Per ogni voce inserirò il costo del lavoro se eseguito dal cantiere o se eseguito da te. I costi vivi sono sicuramente alaggio e varo, 250-300 euro e per eseguirlo da solo dovrai ingegnarti parecchio però. Lavaggio con idropulitrice, cantiere 100-150 euro, in autonomia nessun costo se non quello dell'acquisto dell'idropulitrice. Antivegetativa. I cantieri chiedono circa 1000-1500 euro, in autonomia potrai farlo con 300-400 euro. Il controllo motore in cantiere 300-500 euro, ma per fare il controllo dei filtri olio, gasolio e l'olio motore puoi farlo in autonomia con una spesa di 80 euro. Mentre per la distribuzione motore, una volta all'anno, potrai cambiare solo le cinghie, l'anno successivo anche i tensionatori. In cantiere costa dai 300 ai 500 euro, mentre in autonomia puoi spendere dai 50 ai 150 euro con i tensionatori. Il materiale di consumo vario, fra cui le pulizie della barca, e quindi WD-40 in primis, spugne, polish, detergenti, grassi, oli, creme di bellezza, alcol, acettoni, Tech Wonder e molto altro. Il costo annuo si aggira più o meno tra i 300 e i 500 euro. Il totale medio della manutenzione ordinaria annua è 2000 euro. La manutenzione straordinaria. Questa, come saprai se già possiedi una barca, è la voce più aleatoria di tutte. Nella manutenzione straordinaria ricadono tutti quei costi non programmati. Mediamente si aggirano dai 50 ai 100 euro al mese, ma a volte possono essere di molto superiori a questa cifra. Ti racconto una storia. Sto per lasciare Lepanto e dopo 5 minuti di navigazione la barca sembra non volerne sapere di procedere a motore. Ormeggio nuovamente a vela, saltiamo in acqua e vediamo se abbiamo perso l'elica, ma scopriamo che è ancora al suo posto. Allora salta fuori che è l'invertitore che funziona solo a marcia indietro, così dopo 11 giorni di fonda mi arriva il nuovo invertitore, 2360 euro di fattura. Diciamo che per un solo mese è una bella cifra. E proprio per non farti trovare impreparato in caso di imprevisto ti consiglio di creare un fondo in cui accantonare una cifra per la barca. Cerca di dotare questo fondo, secondo le tue possibilità, di almeno 200-300-400 euro mensili. Scoprirai che non mi allontano troppo dalla realtà. Quindi, fondo accantonamento annuo, 3000 euro. Per preparare la tua barca ad ogni prova a cui la vorrai sottoporre, potrai scegliere i prodotti migliori ed usufruire di un pagamento personalizzato in base alle tue esigenze solo sul nostro store ainelson.com. Cambusa. Per evitare sprechi ti consiglio di immaginare un menù settimanale per due motivi. Primo è che potrai evitare sprechi non comprando cose che poi non potrai cucinare. Ed il secondo è che farai la spesa una volta sola e quindi terrai d'occhio la cifra. Anche questa spesa è aleatoria. Se sei abituato a mangiare ostriche e champagne allora questa voce sarà molto impegnativa. Nella mia esperienza per una famiglia di 4 persone più 2 gattacci spendiamo circa 500 euro al mese per la spesa e ti assicuro che mangiamo benissimo. Il segreto sta nello scegliere frutta e verdura di stagione, magari a chilometri zero. Acquista la carne da allevamenti locali quando possibile. Se ti piacciono i legumi, acquistali secchi. Basterà metterli in acqua la sera prima per gustare piatti molto più nutrienti dei fagioli in scatola. Con questi piccoli accorgimenti mangerai meglio ed il tuo portafoglio di liveaboard ti ringrazierà. Possiamo dire 6.000 euro annui. Altro. Qui va tutto ciò che non è barca ma non è nemmeno contemplato nelle altre voci, ad esempio i ristoranti, gli ingressi ai musei, il veterinario per i tuoi amici animali, le manifestazioni, i tabacchi e tutto ciò che non si sa mai. Qui ne eviterò di mettere una cifra perché ognuno sa cosa spende per se stesso. Siamo alla resa dei conti finali, quindi mettiti comodo e allaccia il giubbetto salvagente. Sommiamo tutti i risultati delle voci per sapere cosa spenderemo su base annuale media per vivere in barca su un 12 metri occupandosi in parte della manutenzione della propria barca. E quindi, marina, porti e ancoraggi, 2000 euro. Elettricità e acqua, 600 euro. Gas, 250 euro. Telefoni, 360. Carburante, 400. Assicurazione, 1500. Manutenzione ordinaria, 2000. Manutenzione straordinaria, 3000. Cambusa, 6000. Altro non pervenuto.
il totale è di circa 16.110 euro. Questo dato è indicativo della spesa media di cui dovrai tenere conto per una famiglia di 4 persone. Sappi che i costi sono inferiori se decidi di vivere su un 34 piedi, ma che cresceranno in maniera vertiginosa per ogni metro di comodità in più oltre i 12. Ecco terminata l'analisi dei costi sul vivere in barca. Saputo questo, non lasciarti scoraggiare da questi costi, perché se la tua decisione è forte, saprai sicuramente fronteggiare ogni evenienza mano a mano che si presenterà l'occasione come un vero liveaboard. Come sempre ricordati di iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche, oltre a seguirci anche sulla pagina Facebook. Un saluto a tutti gli aspiranti liveaboard ed un arrivederci alla prossima puntata con Ainelso Vivere in Barca.